Ci sono delle persone destinate a rimanere nella leggenda, campioni eterni e talenti unici di cui è impossibile non innamorarsi. Mario Corso è stato questo e lo sarà per sempre, perché nella storia del calcio nessuno è stato o sarà mai come lui. Il suo mancino, le punizioni a foglia morta hanno incantato il mondo intero. Tutti hanno provato un tiro alla Mario Corso, lo hanno raccontato, sognato e tramandato alle generazioni future. I calzettoni sempre arrotolati in omaggio al suo idolo, Omar Sivori. Il suo ingresso sul prato del Meazza era sempre preceduto da tre tocchi con il piede sinistro sul primo gradino dello spogliatoio. Poi, con quel mancino in campo, cominciava a fare magie e a disegnare calcio. Come il 12 maggio del 1965, quando a San Siro c'era da ribaltare la semifinale contro il Liverpool e la sua parabola diede il via ad una delle rimonte più belle della storia nerazzurra. Ma Mario Corso è soprattutto l'Inter, è entrato così profondamente nel cuore dei tifosi da essere allo stesso tempo il sinistro di Dio, come lo aveva ribattezzato il CT di Israele dopo il match contro l'Italia del 1961, e Mariolino, un idolo e un amico. Il 30 novembre del 1958, con il suo gol contro il Bologna a 17 anni, 3 mesi e 5 giorni, diventa il marcatore più giovane della storia nerazzurra, prima di diventare protagonista della grande Inter. Sincero, diretto e mai banale come il suo calcio, alla sinistra dal talento smisurato con l'Inter dal 1957 al 1973 ha giocato 502 partite, segnando 94 gol con la sua numero 11. Capitano per 3 stagioni, ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, prima di intraprendere una lunghissima carriera nerazzurra come dirigente e come osservatore, sempre a contatto con chi grazie a lui ha scoperto un nuovo modo di fare calcio, quello alla Mario Corso, i tifosi nerazzurri. Ciao Mario, ci mancherà tutto di te.